Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Questo breve ma intenso Vangelo che abbiamo ascoltato ci trasmette tre grandi insegnamenti. Non dare le cose sante ai cani e non gettare le perle davanti ai porci. Sapete che da questa espressione evangelica è tratta anche il nostro modo di parlare, no? Questo lo sanno cani e porci. Proprio, ecco. Ma nella Sacra Scrittura questi due animali purtroppo non sono visti positivamente, perché per porci si intendono gli animali immondi e nella Sacra Scrittura sono paragonati ai vizi più bassi, che sono quelli della lussuria, mentre i cani, voi sapete che i cani generalmente sono rabbiosi, sono... ecco, e quindi è un altro animale non bello nella Sacra Scrittura, anche se chiaramente capite sotto altri punti di vista è un animale bellissimo, perché è accostato a un altro vizio brutto capitale, che è l'ira. Cosa sta dicendo quindi Gesù? Sta dicendo che le cose sante, e quindi interpreti fin dai tempi antichi, non applicate innanzitutto ai sacramenti, non possono essere date a chi sta ancora immerso, senza nessuna volontà di uscirne, in vizi tanto brutti e degradanti. Per esempio la lussuria o l'ira, proprio lo stato peggiore. Questo chiaramente per estensione si applica anche, no? Avete visto, a me tante volte mi dicono: padre, sai, mi trovo in quella situazione, c'è quella persona che attacca la Chiesa, che attacca Gesù, che devo fare? Gli devo rispondere, non devo rispondere, che cosa devo fare? Allora bisogna sempre valutare, perché se una persona, come dire, una persona che si fa delle domande in maniera costruttiva, con quella bisogna interrompere. Se si tratta di una persona che sta ancora, come dire, lontana, molto lontana, schierata, quindi non vuole sapere, ma vuole soltanto gettare fango, ricordando queste parole, è inutile parlare, perché si darebbero delle cose belle e preziose a chi non c'è nessuna attenzione ad ascoltarle. Come dice Gesù, le calpestano con le zampe e poi si voltano a sbranarci ancora di più. Quindi bisogna avere sempre questo discernimento. Poi c'è la cosiddetta regola d'oro, anche qui vedete il proverbio popolare dice: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, lo ricordiamo tutti, ma invece Gesù dice: no, tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo. Quindi non fare quello che non vuoi che ti sia fatto, ma fai quello che vorresti che ti facessero. Allora, vi ricordate che altre volte Papa Francesco ci ha detto, ci ha ricordato che per essere buoni cristiani non basta non fare il male, ma occorre fare tutto il bene che abbiamo la possibilità di fare, proprio il ricordo di questo insegnamento di Gesù. E l'ultima cosa è la porta stretta e la via angusta che conduce alla vita. Il buon San Francesco diceva sempre così: fino a quando una persona non si è convertita, il Vangelo sembra una cosa brutta, come dire, angusta, e se ci passo poi la vita diventerà più brutta, più grigia, con tante rinunce, con tante cose che non si possono fare. Solo quando uno lo sceglie, quindi ha il coraggio di entrare in questa cosa, anche se lo spaventa un po', poi si accorgerà, come diceva, che quello che sembrava brutto in realtà è bello, quello che sembrava amaro si trasforma in dolce, e invece quello che sembrava bello diventa brutto e quello che sembrava dolce diventa amaro, perché è così. Ecco, la via che porta purtroppo alla perdizione, come dice Gesù, sembra costellata di fiori, di rose e di tante altre cose, ma è piena di veleni. Voi sapete, io ho celebrato una volta in vita mia, purtroppo, il funerale della persona che si è morta con funghi avvelenati. Voi sapete che dicono gli esperti che i funghi avvelenati, alcune specie, sono quasi uguali a funghi buonissimi, non si riescono a distinguere. Per cui o c'è un grandissimo esperto, oppure è meglio che non te li mangi, perché sono talmente simili, capite, che uno si avvelena. Ecco, così molte vie, perché quelle che vediamo spesso nelle televisioni, nei grandi personaggi pubblici, dello spettacolo, che sembra che siano grandi stelle, che le cose vanno tutte bene, non è quello che sembra. Non dimentichiamo, la vita di una persona che segue Gesù è anche una vita molto semplice, molto comune, molto ordinaria, molto più bella di quella di molti mondani, ecco, che sembrano vivere in mezzo alle lucciole, allo sparso, ma in realtà così non è. Ecco, i cristiani sanno bene che altro è quello che appare agli occhi e altro è quello che è.
Quindi ricordiamo l'insegnamento di Gesù, e quando c'è qualche piccola tribolazione, qualche piccola croce da affrontare con l'amore suo, non abbiamo paura. Ecco perché dietro questa porta stretta e questa via angusta c'è la vita. Ecco. E soltanto coloro che hanno il coraggio di entrarci riescono a gustarla e a fare un'esperienza, che possiamo essere, come dire Gesù, tra i pochi che sempre la trovano e in essa camminano. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.